Ci sono voluti 3 anni di lotte e manifestazioni, ma ora è stato siglato il rinnovo contrattuale per 100.000 lavoratori della sanità privata in Italia. A Cremona sono circa 1.500 i lavoratori che chiedono un adeguamento di salari e diritti rispetto ai colleghi del settore pubblico. E dopo un tira e molla che stava portando il comparto all'esasperazione, finalmente è arrivata la svolta. La partita non è ancora del tutto chiusa, è attesa la convocazione per la firma sul testo definitivo, poi servirà vigilare affinché ci sia l'applicazione del nuovo contratto. Contratto clinica per clinica e l'estensione alle RSA. Il lavoro che rimane da fare adesso è un lavoro importante e delicato, che è ratificare la firma in senso pratico e fisico, cioè devono sedersi al tavolo a Roma e firmare tecnicamente il contratto, e poi spettano il compito di vigilare nella corretta applicazione. Ricordiamo che queste persone che governano la sanità privata in Lombardia, che ricordiamo è il 41% della spesa pubblica, quindi non sono privati completamente ma godono di soldi pubblici, hanno anche avuto, grazie alla conferenza Stato-Regioni, il 50% del costo contrattuale pagato dalla conferenza Stato-Regioni. Parliamo di un contratto che una volta firmato è praticamente già scaduto, e ci rimane l'immenso lavoro da fare che riguarda le RSA cremonesi. Questo rinnovo non è scontato, perché? Perché si tratta comunque di un contratto affine, simile, ma che non è lo stesso contratto, e quindi ripartirà a Roma di nuovo la trattativa per portare avanti il contratto dell'RSA, che però, per quanto ci riguarda come sindacati, non prescinde dai valori che hanno contraddistinto la prima trattativa, cioè il mantenimento dello stesso salario del pubblico come tabellare e gli stessi diritti dei lavoratori del pubblico.